Dove ciao Cristian, oggi andiamo a Pila, facciamo delle belle pieghe, anche se con questa. Ehi, sei arrivato finalmente. Ciao Cristian. Bel posto, sì, e adesso ci andiamo a mangiare una buona polenta e salsiccia, va? Cos'è qui? Hotel Chacaril, ristorante, si mangia bene? Benissimo, direi. Grande, andiamo. Moto Guzzi, Airone, turismo del 1953. Targata Aosta, 4807 all'altezza del Monte Bianco. Ragazzi, impressionante, veramente impressionante. Dopo 60 anni sono riuscito a partire da Aosta, sono venuto fino qua alle Fleur a Pila su un mezzo veramente vecchio, molto molto efficiente, e pensare di ripercorrere le stesse strade dopo 60 anni senza nessun problema è veramente uno spettacolo. Grande. E arriviamo da Como e siamo riusciti ad attraversare Lombardia e Piemonte, arrivando fino a qui senza fare un chilometro di autostrada di statale, ma tutto lungo bellissimi passi, ricchi di curve e anche veloci. Una bella esperienza, un bel paesaggio e culminato con una splendida località. Ciao, questa volta partiamo, arriviamo da Aosta prendiamo il Gran San Bernardo. Non facciamo il tunnel, facciamo un po' di strade ricche di curve, proseguiamo per la Svizzera verso Montrolosanna, però a questo punto voltiamo verso destra, verso Sion, scendiamo verso il passo del Sempione e proseguiamo sul Lago Maggiore, facciamo Arona, Stresa e poi proseguiamo in direzione Milano. Dopo aver girato la Valle d'Aosta a piedi e in bici ho deciso di girarla con la Vespa. Ieri mi sono fatto un bel giretto, ho fatto il Gran San Bernardo, sono sceso in Svizzera, a Chamonix e sono tornato qui ad Aosta, dal traforo. Oggi ne faccio un altro altrettanto bello, mi faccio il piccolo, ritorno a Chamonix e dal traforo ritorno ad Aosta. Sono rientrato giusto in tempo. Le cime iniziano a coprirsi, tra un po' pioverà, la Vespa è meglio metterla in garage, poi domani vedremo. Cristian, hai visto che spettacolo? Mo' la frizione! Qua d'obbligo mangiare pranzo qua al ristorante da Dorino e Cristian. Spettacolo. Buona serata e via. La moto è una Yamaha. Non molla, eh. Appunto per quello.